Tiene banco il mercato in casa dell'Aquila Calcio. In questi giorni, prima di lunedì, è attesa la risposta del difensore Emanuele Pesoli, che si è preso qualche giorno per decidere. Il direttore sportivo Alessandro Battisti resta alla finestra. Ma noi ci siamo dati come indicativamente prima della riapertura delle liste, quindi prima di lunedì. Io mi auguro che insomma, ecco, tra oggi e domani ci possa essere una risposta, poi a prescindere da quella che possa essere, ognuno poi dopo vedrà, insomma, ecco, io mi auguro che possa essere un giocatore che sposi il nostro progetto, altrimenti andremo per altre direzioni. La squadra anche ieri, primo dell'anno, ha sostenuto una seduta di allenamento. Si è aggregato il portiere Francesco Scotti, classe 83, che il DS sta valutando. Ma il portiere Francesco Scotti è un ragazzo che è un ragazzo, non più tanto ragazzo, 83, che ha una buona esperienza di Lega Pro, è maturata fondamentalmente in Romagna, anche se lui è romano, è origine nel settore giovanile della Lazio. Vediamo, noi stiamo valutando per alcune situazioni, fondamentalmente anche per valutare un po' la riapertura del campionato, dove abbiamo Sandrini squalificato e Savelloni con un infortunio, e noi, la società sa che è quella per noi una partita importantissima, quindi stiamo valutando anche per quella situazione lì. E poi fondamentalmente noi, non avendo il terzo portiere, potrebbe anche essere una situazione. Abbiamo Mattia Sefunari, che è in prospettiva un ottimo profilo, però potremmo anche pensare e valutare l'ipotesi di tesserarne. Resta in prova anche l'esterno ex salernitana Cristian Chirieletti. Il presidente Corrado Chiodi ha dichiarato che la società rossoblù è disposta a sborsare 100.000 euro per il mercato. Così il direttore sportivo Alessandro Battisti. Lunedì mattina avremo sicuramente un incontro dove appunto valuteremo la situazione in generale, in complessivo. Noi intanto ci stiamo muovendo perché è importante potersi muovere con anticipo, però ecco, lunedì mattina sicuramente col presidente ci metteremo seduti e faremo il punto della situazione.